si è tenuta domenica mattina nell'area verde di Via Volturno la cerimonia inaugurale del Parco Marinai d'Italia, manifestazione promossa dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Nel corso dell'iniziativa è stato scoperto un chip commemorativo del gruppo di Aprilia dell'Associazione dei Marinai. Da Via Volturno poi è partito un corteo che ha raggiunto la chiesa arcipretrale di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, dove è stata officiata la Santa Messa. In rappresentanza dell'amministrazione comunale è intervenuto il sindaco Terra e l'assessore Barbaliscia. La nostra comunità, ha detto il sindaco, è arricchita ogni giorno dalla presenza di tante associazioni combattistiche e d'arma, con le quali è profondo il legame e lo spirito di collaborazione. Oggi poi voglio soprattutto ricordare gli sforzi dei marinai in prima linea in questa grave crisi del Mediterraneo. A loro giunga la nostra più sincera riconoscenza. L'anima di tutti i caduti sul lavoro avrà un luogo a loro intitolato. Mercoledì 7 dicembre, l'area in cui sorge il monumento ai caduti sul lavoro verrà intitolato Il posto dell'anima, proprio come il film diretto nel 2003 dal regista Riccardo Milani, ispiratosi alla drammatica vicenda dello stabilimento ex Goodyear di Cisterna. È stata proprio una petizione tra i lavoratori dell'ex stabilimento sulla via Nettuno a sottoporre all'amministrazione comunale e alla commissione toponomastica l'intitolazione del largo sulla via Appia Nord, intersezione con via Pascucci e Croce, dove su una piccola collinetta artificiale è stato eretto nel 2009 il monumento ai caduti sul lavoro. Il programma della manifestazione prevede alle ore 9:30 in aula consiliare la proiezione ad ingresso libero del film Il posto dell'anima, a cui farà seguito un dibattito intervista con il regista Riccardo Milani. Successivamente si raggiungerà il monumento, dove alle 12 si procederà con la cerimonia. L'amministrazione comunale di Cori, con il sindaco Tommaso Conti e l'assessore Fausto Nuglio e il nipote dell'ingegnere Alessandro Marchetti, Alessandro Caucci Molara, hanno partecipato nel fine settimana alle celebrazioni per il 50° anniversario della scomparsa del più grande progettista aeronautico italiano, organizzate in provincia di Varese. Venerdì 2 dicembre, nella sala consiliare del comune di Sesto Calende, si è svolta la mostra conferenza Alessandro Marchetti e la sua eredità. Sabato 3 dicembre, a Somma Lombardo, nell'area ex officine aeronautiche Capro del Parco e Museo del Volo, Volandia, si è tenuto invece il convegno L'eredità dell'ingegnere Alessandro Marchetti nel 50° della sua scomparsa. Il ritratto biografico del pioniere ed avanguardista dell'aviazione italica è stato affidato allo storico aeronautico Fabio Morlacchi. Una farmacia al servizio del cittadino, con un'organizzazione del personale disponibile in termini di consulenza, assistenza e orientamento sociosanitario e farmacologico, pronta ad azioni di sostegno in favore delle persone con disagio economico e sociale. Un centro di riferimento per la salute che non offrirà semplicemente un servizio commerciale, ma servizi a carattere sociosanitario. Così sarà la prima farmacia comunale di Gaeta, che verrà inaugurata mercoledì 7 dicembre alle ore 17. Avrà sede in piazza San Carlo, accanto all'omonima chiesa, con orario continuato di apertura dalle ore 8 alle ore 21. Oltre all'apertura non stop, la farmacia comunale effettuerà il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, che sarà gratuito per le fasce più deboli. Inoltre, potranno essere effettuati test ed autoanalisi e consulenze gratuite. Agnolotti, burro e parmigiano, caciotta mista, insalata verde, pane e frutta è il menù solidale a base di prodotti tipici della regione Umbria, che oggi verrà proposto nelle mense delle scuole di competenza comunale e dei centri anziani di Latina. L'amministrazione comunale accoglie e sostiene l'iniziativa Solidarietà in Mensa, promossa dalle società Vivenda e Coop. Nei plessi scolastici e nei centri sociali per anziani di Latina sarà servito martedì un pranzo speciale con portate a sapori tipici Umbria, allo scopo di valorizzare i prodotti agroalimentari dell'Umbria e le ricette della tradizione locale. Una parte del ricavato della giornata sarà devoluta a favore dei comuni terremotati del centro Italia. In particolare, sarà destinato al sostentamento della refezione scolastica nei paesi alle prese con la ricostruzione post-sisma.
è calato il sipario sulla seconda edizione di Cori dell'Olio e delle Olive 2016. La manifestazione è stata organizzata dal CAPOL, dal Comune di Cori, assessorato alle attività produttive e delega all'agricoltura, e dalla Proloco Cori per promuovere le eccellenze agroalimentari locali e valorizzare il territorio in chiave turistica. Si è cercato di fornire a tutti gli appassionati gli strumenti per riconoscere gli oli di qualità e farne un uso sano e consapevole. A questo sono serviti scuola di extravergine per gli studenti, le degustazioni guidate ed informate e lo street food, che ha voluto essere anche un elogio alla cucina corese. Il tutto è stato impreziosito dalle visite guidate gratuite del museo e della città del territorio di Cori, dalla conferenza e esperienza religiosa istituzioni ecclesiastiche nella Cori medievale, il folklore della bandiera, la settima rassegna di polifonia corale Henning Nielsen e vari premi consegnati. Si è tenuta venerdì sera, presso Cultura Aprilia, la manifestazione conclusiva del progetto Note d'Autore, promosso dal Comune di Aprilia e dal Consiglio Comunale dei Giovani, allo scopo di arricchire il patrimonio della biblioteca Giacomo Manzù per quanto riguarda la sezione fondo locale. Il progetto era indirizzato agli autori, scrittori, narratori, saggisti, che avessero raccontato la città di Aprilia, la sua storia o il suo territorio. Elevata l'adesione, senza distinzione di genere letterario, tant'è che al bando hanno risposto 27 autori, per un totale di 36 nuovi libri donati alla biblioteca e con ciò facenti parte del patrimonio culturale cittadino. Alla manifestazione di Cultura Aprilia hanno preso parte il sindaco Antonio Terra, l'assessore alla pubblica istruzione Francesca Barbaliscia e i componenti del Consiglio dei Giovani. La ben acquista assicurazione Latina Basket, senza poter ancora usufruire del prezioso contributo di Capitano Uglietti, fermo per via dell'infortunio alla caviglia, ha disputato una gara vincente e vibrante sul difficile campo del Basket Agropoli, sfiorando l'impresa di espugnare il Palacilento 81-80 risultato finale. Agropoli non ha smesso di lottare e sul finale ha conquistato il primo vantaggio, iniziando a credere fortemente nella possibilità di fare il suo match. Sul fronte nerazzurro, per conto, qualche ingenuità di troppo e l'errore sull'ultimo tiro hanno fatto sfumare l'opportunità di portare a casa due punti preziosi. I prossimi due appuntamenti con i nerazzurri saranno entrambi al Palabianchini. Il primo in programma per giovedì 8 dicembre alle ore 18, quando la ben acquista ospiterà Legnano Basket. Il secondo domenica 11 dicembre, sempre alle ore 18, quando al palazzetto di Via dei Mille arriverà la Viola Reggio Calabria. Un autentico cappotto, quello del no, rispetto al sì al referendum costituzionale a Sezze. Il risultato uscito dalle urne delle 22 sezioni scrutinate non lascia dubbi in quello che è stato il trend della Stalingrado dei Monti Lepini. Buona la percentuale di affluenza, 62,36%, e nettissima la vittoria del no, che raccoglie il 68,03%, mentre il sì si ferma al 31,97%. Il no alle riforme volute dal governo ha vinto su tutte le sezioni del Comune Lepino, con alcune aree in cui il divario è stato addirittura più marcato, come nella sezione di Foresta e in una delle due sezioni di Via Puglia a Sezzescalo. Una vittoria nettissima, che da una parte fa comprendere che tipo di differenza ci sia tra le elezioni amministrative tornate come quella appena trascorsa, mentre dall'altra rianima in qualche modo le velleità politiche di alcuni esponenti delle minoranze, che dopo questo risultato potrebbero rilanciare eventuali candidature alle amministrative. Nella delusione per il risultato, infine, il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dal fatto che le targhe con gli articoli della Costituzione che tappezzano la città non dovranno essere cambiate.